Buonasera, però io sono molto felice qua di provare a parlare con voi, soprattutto della memoria, perché la memoria mi sembra che è abbastanza importante solo per capire il mondo che viviamo oggi, perché se viviamo oggi dentro questo mondo vuol dire che prima ci sono uomini e donne che hanno dato la direzione giusta o sbagliata da seguire. Io da bambino mi chiedo sempre il perché delle cose. Per esempio, la prima domanda che mi sono fatto è perché, per esempio, quando sono arrivato in Francia sono stato visto come un nero, perché prima ero in Guadalupe, la maggior parte delle persone aveva lo stesso colore di pelle di me, e quando sono arrivato in Francia non ero più Lino, Ulico come mi chiamava la mia mamma, ero diventato un nero. Perché all'epoca c'era un cartone animato dove c'era due mucche, una mucca nera molto stupida, che si chiamava la Noirod, e una mucca bianca molto intelligente. E qualche compagno di scuola mi chiamavano del nome di questa mucca nera. E io ero molto triste. Vado a casa, chiedo alla mia mamma perché il colore della mia pelle è visto in una maniera negativa. Lei non ha potuto darmi la risposta, ma ha detto, sai, le persone sono razziste, non so, le cose non possono cambiare. E da allora mi sono chiesto il perché. Allora sono andata a rivisitare la storia. Ho capito che l'immagine di persona nera era molto collegata con la storia della schiavitù. La maggior parte delle persone, che sia in Francia o in Italia, pensano che la storia di persona nera comincia per la schiavitù. Perché? Perché a scuola spesso, la prima volta che si sente parlare della storia della persona nera, si comincia per la schiavitù. Allora, di una cosa, in una maniera logica, i neri sono ex sclavi. E allora mi sono detto, è strano, perché esiste la schiavitù? Perché hanno costruito questo messaggio negativo sulla persona nera? Dopo ho capito che era abbastanza normale di creare un'immagine negativa delle persone nere, perché quando vuoi sfruttare una persona tu devi costruire un'immagine negativa, tu devi dire guarda, noi sfruttiamo queste persone, però siete attenti, non sono come noi, siamo diversi, non sono proprio uomini, non sono proprio donne, sono quasi animali, e allora se sfruttiamo queste persone è normale. Tranquillo, state tranquilli perché non siamo come noi. Però, rivisitando questa storia, ho visto che è accaduto la stessa cosa per le donne. Da secoli gli uomini hanno costruito l'inferiorità delle donne e hanno scritto la stessa cosa. Guardate, loro sono più deboli di noi, sono meno intelligenti. È normale che noi abbiamo il potere. E durante la storia, la cosa che è molto interessante è sempre il stesso discorso. E per esempio non è un caso che il razzismo esce di una maniera violenta durante i crisi sociali. Quando c'è una crisi sociale spesso c'è il ritorno del razzismo. Perché? Perché bisogna squalificare delle persone dicendo guardate ragazzi, è normale che dobbiamo squalificare loro perché loro non sono come noi. E noi dobbiamo avere più diritti di loro. E sempre è stato così. In che senso possiamo agire rispetto a queste due strutture, la scuola e la famiglia, che evidentemente devono ancora fare un percorso di domanda per domanda? Per il tempo io credo che ognuno di noi cresciamo facendo le domande, soprattutto i bambini. I bambini chiedono sempre delle cose. E io credo qualche volta noi genitori sbagliamo, basta adesso, finite le domande perché non abbiamo le risposte. E io credo che bisogna dire ai bambini, guardate, che è molto importante di fare delle domande e andare a cercare per capire le cose, perché qualche volta, ancora una volta, si fa soltanto da ripetere le cose. E noi genitori abbiamo questa cosa. Io dico spesso, io ho la fortuna di avere una mamma che, per esempio, con la religione posso scherzare con lei.
Perché tante volte i genitori dicono: dai, questa religione è così, tu devi andare a chiesa, tu devi andare al sinagoga, ti devi andare. Ok, però non danno la possibilità ai bambini di questionare questa religione. Io, per esempio, la mia mamma è una donna che ogni mattina, prima di alzarsi dal letto, fa la sua preghiera, e io dico alla mia mamma: allora, oggi che cosa sta dicendo il Signore che cammina sull'acqua? Sta bene? E la mia mamma mi dice: no, Lino, non dire questo, boh, vado a fare una preghiera per te. E io credo che è giusto che c'è questa, diciamo, in famiglia, questa volontà di dire ai bambini: guardate, io sto provando a educarti in una maniera, però un giorno crescendo tu puoi questionare il mio modo di educare.